Ebbene, eccoci qua. Oggi vi voglio mostrare questo fantastico TicWatch Pro 3. Dopo pochi giorni di utilizzo, devo dire che è veramente il migliore tra tutti gli smartwatch con Wear OS che attualmente ci sono sul mercato. Ma partiamo dall'inizio e vediamo la confezione. Certo, non arriva in un gran bel pacchetto, però l'importante è quello che c'è dentro. La scatola devo dire che è veramente bella e come si vede qui dietro ci sono tutte le caratteristiche tecniche. Processore Qualcomm Snapdragon Wear 4100, batteria che dura fino a 72 ore, ovvero 3 giorni, e ti assicuro che ci arriva tranquillamente. Resistenza all'acqua e protezione IP68, GPS, NFC e tutte le altre caratteristiche che ogni top di gamma può vantare. Bene, apriamolo un attimo e vediamo cosa contiene la confezione. Bene, tolta la plastica con un po' di fatica, apriamo qua la scatola. Tra l'altro qui sotto si trova un piccolo libretto con le istruzioni per l'attivazione e le funzionalità dell'orologio, che ovviamente non avevo visto. Ok, apriamolo e vediamo subito qui l'orologio. Eccolo qui incastonato in una carta con delle decorazioni. Come vedi c'è veramente poco nella scatola, proprio solo l'essenziale. L'orologio, un libretto sulla sicurezza e un caricabatterie che è con l'attacco magnetico. A prima vista il cinturino sembra in pelle con queste belle cuciture, in realtà però è in silicone. Slacciamo un attimo il cinturino e proviamo a mettercelo per vedere come va. Tra l'altro, se non ti piace, lo puoi cambiare con un altro qualunque cinturino da 22 mm. Bene, proviamolo. Devo dire che mi piace veramente tanto, sia in quanto forma che a comodità. Tra l'altro bellissima la scritta Minuto in questa schermata qua. La traduzione in italiano infatti non è il suo punto forte. Con il tasto in basso si accede alle modalità sportive. L'unica rottura è che se non si danno tutte le autorizzazioni la prima volta, te le richiede ogni volta che provi ad accederci. Comunque ce ne sono ben 13 e coprono tantissimi sport. Con il tasto in alto invece si accede alle app. Oltre a quelle standard di Wear OS trovi un'intera Tic Suite, ovvero una serie di applicazioni realizzate da MoveVoi per monitorare la tua salute con i sensori dello smartwatch. Vediamo ora come si carica. Come vedi c'è l'attacco magnetico ed è veramente comodo. La ricarica completa richiede meno di un'ora e mezza e poi l'orologio ti dura fino a 3 giorni. A me il TicWatch è piaciuto veramente tanto. E tu cosa ne pensi? Se ti è piaciuto il video metti il like e segui il nostro canale.